Antonella e oggi prepareremo un bel piatto estivo. Pomodori rossi tondi ripieni di couscous ai pomodorini e menta. Gli ingredienti che ci servono per preparare questo freschissimo piatto sono semola di couscous, grosso, sale fino, una bella ciotolina di foglie di menta, pepe, olio extravergine di oliva e pomodori. Preparare questo piatto è semplicissimo. In una pentola mettiamo bicchieri d'acqua, tanti quanti sono i bicchieri della semola. Ad esempio, per 4 persone metterò 4 bicchieri colmi di semola di couscous e quindi 4 bicchieri colmi di acqua. Altrettanti cucchiai di olio d'oliva. Mescoliamo un po'. Un pizzico di sale grosso, senza esagerare perché sennò diventa salatissimo. E poi sul fuoco. Versiamo il tutto nella ciotola insieme alla semola di couscous. E con una forchetta sgraniamo bene. E poi lasciamo riposare. A questo punto abbiamo sminuzzato la menta e iniziamo a tagliare i pomodorini. Potete tagliarli come volete, in due, in quattro, come preferite. Prendiamo i pomodori grandi e li tagliamo il petto, la testolina, così. E insieme ai pomodorini rovesciamo tutto l'interno del pomodoro tondo in modo che la polpa vada a fare da sugo, da condimento per il nostro couscous. Una volta che abbiamo tagliato tutti i pomodorini e tutto l'interno dei pomodori, li abbiamo messi un pochino a scolare insieme a un pizzico di sale in modo che il sugo perda tutta l'acqua e non crei un couscous troppo goloso. A questo punto condiamo i nostri pomodori con un pizzico di pepe nero e anche un goccino d'olio. Mescoliamo per bene con la forchetta in modo che tutto il couscous sia bello colorato di rosso e aggiungiamo la menta come se fosse il sale, così la spolveriamo sopra, una bella menta profumata, e ricominciamo a mescolare. Possiamo anche aggiungere altri ingredienti al nostro couscous, ad esempio un po' di tofu affumicato oppure delle olive. Noi abbiamo scelto delle belle olive nere toste biologiche con il nocciolo, quindi le tagliamo, così ci togliamo il nocciolo e poi le aggiungiamo al nostro couscous e continuiamo a mescolare tutto. A questo punto non ci rimane altro che creare il nostro pomodoro ripieno. Qui prendiamo, cerchiamo di farli il più colorato possibile. Per finire il cappello e buon appetito. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going where the water tastes like wine.